Buongiorno ragazzi, oggi è lunedì, nuovo weekly. Mamma mia, fa un caldo terribile. Sono le, mi sa, 10 meno 10 forse. Io sono già accompagnato Corrado, sono tornata a casa, ho pagato due bollette sia per noi che per mia zia che è ancora in clinica. Ho preso un po' di verdura e il pane per mio padre per stasera perché io non lo sto mangiando. Ora a cena il pane lo evito così è un po' meglio, insomma. E poi niente, poi dopo scongelo un po' di carne. Sono andata anche in farmacia perché mi pare di avervelo accennato nel weekly dell'altro giorno. Mi si è, ho messo, sì, ve l'ho detto, mi ho messo questo deodorante della Felce Azzurra che mi ha praticamente ustionato la pelle, ero tutta rossa, gonfia. Quindi ieri, visto che la mia farmacia, diciamo, di fiducia, che è questa qui dove abito io, è chiusa la domenica pomeriggio, la domenica pomeriggio, sì, e sono andata ad un'altra farmacia di un altro paese e mi hanno dato una crema della Roche-Posay riparatrice, quindi sto mettendo quella due volte al giorno, e però mi serviva un deodorante. Io senza deodorante non riesco a stare, anche senza odore, però proprio il metterlo mi fa sentire più tranquilla. E quindi stamattina sono andata a quest'altro e ho preso questo, che è il Bio Clean Lab Deodermial, non lo so, l'ho pagato una cifra, cioè 10,90 euro, però non l'avevo mai pagato così tanto. Però non ha nulla dentro, naturalmente non ha niente, c'ha l'acqua eccetera, non ha l'alcol, non ha profumo, però io lo devo mettere perché non ce la faccio. Mi fanno un po' meno male, infatti devo cambiare anche questa maglietta perché è meglio magari mettere magliette un po' più leggere di cotone. La crema già l'ho messa, stamattina mi ha detto di sciacquare molto frequentemente anche senza sapone e aspettare che passa, insomma, però vabbè, intanto ho preso questo perché ho sempre avuto un problema con le ascelle, io lo sapete, ve l'ho sempre detto nei video, ma così tanto, cioè, diciamo, magari mi si gonfiava un po', non mi succedeva da un bel po' che mi si gonfiava e mi faceva male, ma così tutta rossa, irritata, ma proprio rossa, era ustionata, come quando prendete troppo sole. Infatti mi hanno chiesto, ma sei andata al mare? Ho fatto no, ma ti sei depilata? Neanche, infatti non mi posso neanche depilare, che caso orribile, però vabbè, mo passerà. E niente, quindi ho fatto tutto. Ora l'unica cosa che mi manca da fare stamattina, e poi devo solo fare un po' di ginnastica, è andare a prendere l'acqua, perché noi prendiamo l'acqua così, cioè mettiamo qui le bottiglie vuote, ora sciacquo le bottiglie e poi le vado a riempire alla macchinetta che c'è qui. E nulla, quindi la giornata, la settimana è iniziata, poi oggi pomeriggio come al solito alle 2, 2:30 vado al centro e passa la paura. Ci vediamo dopo. Eccoci qui, allora è 1:05, sono andata a pranzo da nonna, e ci siamo salutate stamattina, sì, poi sono andata a prendere l'acqua, perché avevamo finito l'acqua, e poi che ho fatto? Sono riuscita a reimpostare tutte le cose che avevo nel telefono perché quando ho fatto tempo fa l'aggiornamento non mi ricordavo più la password e il codice che avevo messo, quindi sono dovuta andarmela a far sbloccare da loro e ho perso tutto, però sono riuscita a rimettere tutto, quindi vabbè, dopo tipo 3 mesi ci sono riuscita. Poi ho fatto un po' di ginnastica, doccia, capelli, mi sono data una truccata, oggi così non mi andava di mettere l'eyeliner, ho messo solamente questo ombretto cremoso taupe di Maybelline, un po' di fondotinta, un po' di BB cream e niente. Poi ho montato il weekly e l'ho messo a elaborare, e così poi stasera quando vado a dormire lo metto a caricare e domani lo vedete online. Cioè sì, domani che è martedì, sì, esatto. Quindi mo mangio e poi vado al centro. A dopo. Ah, vedete però la luce? Praticamente, salve. Sono appena tornata dal centro, sono quasi le 7 e sono tornata a casa, ho trovato un pacchetto del sito Barn Pretty Store e c'era questo prodotto, però vedete, una specie di gloss, poi vi faccio vedere, li provo e poi vi faccio vedere in un video, però il colore è molto bello, poi la luce è molto più bello, però a parte l'ho messo proprio così tanto per ora, vedete, non capisco se è una tinta, no, però un po' si toglie, non l'ho fatta asciugare bene, quindi vabbè, ho preso un po' di cose strane, volevo prendere colori un po' particolari per le labbra. E certo, se questo riuscissi a capire come si mette e a metterlo bene, è molto bello e si sta asciugando tantissimo. Più altro fa i denti anche bianchi. E niente. E adesso sto aspettando di tornare mio padre, che ancora non è tornato. E poi mangiamo una cosa veloce perché il lunedì è terribile, dovrei riprendere il ritmo. E niente. Al centro tutto bene, oggi ho fatto un'accoglienza, sono contenta perché poi fanno parlare anche un po' a me, perché l'accoglienza è dove fanno le infermiere, lei stava vicino a me, io scrivevo, se le faceva domande e poi mi ha fatto fare qualche domanda anche a me, quindi è interessante, proprio il primo approccio del paziente al centro, quindi è interessante. Ora mi vado a mettere comodo perché sto morendo di caldo, vabbè, oggi fa veramente caldo. Volevo farvi vedere le ortensie che vi ho detto, aspettate, guardate quanto sono belle, vedete?
Sono troppo belle. Questo lato che vi sto facendo vedere non è bellissimo. Magari domani ve lo faccio vedere da davanti, che è proprio un'esplosione di colori. Qua sono un po' secche, non so per quale motivo. Forse mio padre dovrebbe annaffiare un po' più spesso, chissà. Vabbè, ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo dopo. Buongiorno, sono le 8:30 circa. Sono svegliata da un'ora e sto andando, scendendo intanto, e poi devo riempirmi la bottiglietta d'acqua, perché mi porto sempre una bottiglietta d'acqua, perché io bevo tantissimo, sempre sete, e quindi ho sempre una bottiglietta d'acqua in borsa e la riempio con l'acqua qui a casa, e poi vado al centro. Non, mi sono messa solo un po' di... Qua è tutto buio ancora. Mi sono messa solo un po' di mascara perché fa caldo e non ho voglia di truccarmi. Infatti anche questo che poi non è più il profilo, è rimasto solo il segno, però ho fatto... Oh, così non mi andava oggi. E niente, quindi vado al centro e ci vediamo dopo. Salve! L'1 e 20, oggi ho fatto un po' più tardi perché ci siamo messi a parlare, insomma, perché innanzitutto sono appena uscita dal centro, adesso sono a pranzo da nonna. Perché praticamente stamattina sono andata a fare una visita domiciliare, ho accompagnato insomma l'infermiere che andava. E io sto lì, ecco, non è che faccio niente, sto lì e guardo, sto lì con lui, e che doveva prendere la pressione a questa signora. Insomma, quando faccio qualcosa del genere sono troppo contenta, quindi niente. E poi dopo sono tornata al centro per un'oretta, non ho fatto, ho letto un po', praticamente nulla, ho solo letto un po' il libro, e poi ci siamo messi un po' a parlare anche con la responsabile del centro, che è la psichiatra, un po' di questa paziente, perché la segue proprio lei. Quindi niente, è bellissimo, ragazzi. Sono sempre più convinta che questo sia il lavoro dei miei sogni. Niente, però adesso c'ho una fame che mi darei i morsi da sola. E poi dopo mi vedo con Corrado, quindi ci vediamo dopo. Sera, mamma mia. Sono le 8, stiamo preparando la cena. Ciao. Non pare mai più che mi apparire le palle. Stiamo preparando, cioè sto preparando la cena. Cosa? E sto facendo i straccetti. Quindi devo prendere adesso, la rughetta. Io ho cacciato la carne che tutte non Sì, vero? E poi abbiamo comprato queste, già pronte, perché qui non mangiano quasi mai il parmigiano, quindi abbiamo detto compriamo queste, che almeno non si... No, che stiamo guardando le repliche di Buona la prima. Poi sono andata anche da Calliope a fare un giretto, ho preso qualche cosina, però devo cambiare un paio di pantaloni che non mi stanno. 50 euro, sì. Però vi faccio vedere poi in un video haul. Oddio. Quindi, se sentite sfruguglio. No, non... già quello che si vede basta e avanza. Tanto non ti si sente perché c'è un casino, c'è la carne che sfrigola. Questi che urlano. No, nel senso. Non mi riprendere? Mi sento brutta. Avevo tagliato anche i capelli. Quanto sei carino invece? Sei appiccicaticcio. Sì, ma stai piangendo? Sta dal fumo nell'occhio, eh? No, non si vede. Stai piangendo, c'è una lacrima qui. Perché c'è gli occhi bambini. E io sembro sempre più matta, ma poco importa. E niente, quindi ceniamo e poi siamo a casetta. Fuori ancora bello. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ragazze. Sono appena tornata a casa, sono armata. Qui c'è qualcuno che vi vuole salutare. Vero? Ciao. Oggi è l'8 giugno, è il compleanno di mia madre. E volevo fare un mazzetto di fiori da mettere qui a casa, perché so che a lei piacciono tanto, di ortensie, quindi ho già preparato la... qui, questa, dove noi mettiamo i fiori. Di solito ci mettiamo le ortensie e le lasciamo seccare poi, perché le piacevano, e quindi le voglio mettere dentro casa anche per dare un po' di colore. Oddio, ci sono gli operai della casa qui davanti. E quindi adesso ne taglio qualcuna perché sono molto molto belle. Ve le faccio vedere. Ce ne sono andati? Della vicina, aspettate, bellissimo. Quindi prendo qualche fiore e lo metto a bagno, poi faccio colazione che ancora non l'ho fatta. A dopo. Ne ho prese giusto 4 perché di più non c'entravano. Ho preso una di tutti i colori, c'è questa, voi la vedrete lilla, ma questa è azzurrina. Non so perché si vede di questo colore.
Boh, vabbè, questa è azzurrina, queste due sono più lilla e questa è rosa. Questa è un po' rovinata, però vabbè. E niente, almeno danno un po' di colore. E nulla. Faccio colazione, c'ho fame, sì. Chi c'è qui? Pepe. Sempre in mezzo sta. Eccoci qui a Luna, sto andando a pranzo, ci siamo lasciati, sto facendo sigletto, ho fatto un po' di sigletto, un po' di addominali, un po' di pesetti, come faccio un giorno sì, un giorno no, insomma, però penso domani lo rifarò perché poi venerdì io vado al centro, poi viene Corrado e non faccio in tempo, quindi cerco di fare almeno 3 volte a settimana, almeno. E mi sono messa la maglietta nuova, non mi ceda tanto col bianco, infatti per me è stranissimo non essere vestita di bianco, è una cosa proprio wow. Sto fatta la doccia, i capelli, ho fatto la piastra, ma con sto caldo a me mi si gonfiano subito, mi sono data una truccatina e niente, da pranzo e poi passo da mamma a prendere un fiorellino, visto che oggi è il suo compleanno, almeno un regalino glielo faccio e poi vado al centro. E niente, poi stasera forse andiamo a mangiare una cosa con mio padre per festeggiare appunto il compleanno di mamma. Siamo fatti un po' così noi, forse siamo strani, chissà. E niente, ci vediamo dopo. Cioè io devo uscire e non so come fare, forse non si vedrà bene quanto sta piovendo, ma allucinante, c'è un diluvio, ecco. Adesso un po' i droni si stanno spostando, mio Dio, Pepe è terrorizzato e mi dispiace anche lasciarlo qui. Però che devo fare? Io ho aperto il garage, non sta dentro. Che pizza sto tempo. Allora, partiamo. Questi sono i tuoi. Partiamo dal presupposto che io guido tanto, tanto, sto sempre in macchina, scusate i capelli, poi vi spiego. Guido tanto, sto in macchina, sono frascica anche, sì. Quindi non è ho guidato con la neve, anche quando qui a Roma ha nevicato, che a Roma se nevica succede il macello praticamente. E guido con la pioggia, con tutto, perché sono quasi sempre in macchina. E praticamente abito in un paesino e per arrivare dove vado a fare il tirocinio devo fare una strada di campagna, faccio una strada di campagna. E ha buttato giù talmente tanta acqua, ma talmente tanta. Io sono uscita, il pezzo che avete visto della pioggia, ero io ancora a casa, poi sono uscita per andare al centro perché volevo andare comunque, perché insomma devo andare, ci vado, ci mancherebbe. Sono uscita con il mio quarto d'ora, 20 minuti di anticipo. Mi sono dovuta fermare per strada 10 minuti perché vi giuro non si vedeva nulla, zaffate di acqua e vento, proprio. Cioè, avevo i tergicristalli al massimo e non vedevo neanche davanti a me perché conosco la strada, ma non mi fidavo perché poi lì ci sono tutti i campi, insomma, dove piantano le cose. E quindi veniva tutta la terra e l'acqua dai campi e si riversava sulla stradina. Cioè, vi giuro, mi sono spaventata tantissimo. Mi sono fermata. Mi ha chiamato mio padre perché lui sta al lavoro, però a Monterotondo non sta piovendo, mi ha detto, anzi, sta anche asciugando. Mi fa fermati, non ti muovere perché lui fa parte della protezione civile di qui. L'hanno chiamato, ha detto che appunto stava facendo un macello e che c'era l'allerta, non so, oggi l'allerta effettivamente serve. E mi ha detto fermati immediatamente o vai da nonna perché ero proprio a metà strada tra casa mia e casa di mia nonna e poi più avanti c'era il centro. O ti fermi o vai da nonna o torni indietro. L'ho chiamato io però non voglio, cioè dovevo andare al centro, quindi ho provato a chiamare la dottoressa, ma oltretutto non funzionano le linee telefoniche. Papà ha detto forse perché erano intasate e non riuscivo a chiamarla, non riuscivo a richiamare mio padre perché era caduta la linea, non riuscivo a chiamare nessuno. E quindi niente, poi ho smesso, ho provato ad andare un po' avanti verso casa di mia nonna. Provato ad andare un po', Pepe sta qui dentro con me. Provato ad andare un po' avanti verso casa di mia nonna, però era caduto un albero in mezzo alla stradina, quella è una stradina abbastanza stretta, ci passano a malapena due macchine contemporaneamente. Ho fatto inversione, sono tornata indietro. Che la dottoressa fa: no, no, ti immaginavo, tranquilla, non venire, non sta venendo nessuno al centro. I pazienti hanno chiamato, i dottori non ci stanno, lascia stare, ci vediamo domani. Cioè, sono tornata a casa e adesso un po' sta smettendo, però ragazzi è stata cioè, un quarto d'ora e 20 minuti di panico, per me almeno di panico, perché stavo da sola in macchina, non vedevo niente, poi ho la macchina bassa, quindi le stradine con tanta acqua, avevo paura che mi entrava dentro, che ne so, poi magari mi fa niente, non è che sono proprio esperta di macchine. E quindi sono riuscita a tornare a casa, oltretutto non c'è la corrente ora, però non so se è da fuori o da dentro, però penso sia dentro perché gli altri ce l'hanno la corrente, perché vedono la lucina della casa davanti che funziona. Quindi adesso provo a vedere se è il quadro questo interno nostro, che ogni tanto scatta con i tuoni.
Cioè, il garage ha allagato oltretutto. Adesso scusate il macello, però sentite. Cioè, l'acqua, adesso devo asciugare, pepe e fracico. Si sta, dove sta? Quello è il suo rifugio di fortuna, quando ha paura si mette lì perché gli piace essere protetto, quindi gli abbiamo creato quello. Ora si sta asciugando il muso, amore. Patato, non ti si vede. Che fai? Dai, che mo sta passando? E stavo provando a chiamare mia nonna per sentire se andava tutto bene, ma non mi risponde, quindi vabbè. Mo la provo a richiamare, mi devo cambiare perché sono... Questa è una maglietta nuova, ma l'ho inaugurata oggi. Fa pure freschetto oggi, veramente, quindi me ne sto a casa e male che va non vado neanche a pranzo da nonna perché, vi giuro, sono rimasta traumatizzata dall'acqua che ho visto. E, ho paura che mi cadesse un albero addosso, perché cioè, ho la stradina interna che faccio è piena di alberi e sta facendo talmente tanti tuoni e lampi che ho fatto boh, ma che ne so. Infatti qua anche per il mio paese ci sono un sacco di rami caduti. Mamma mia. Uffa, voglio papà. Torna a casa, sbrigati, capirai, torna alle 5 e mezza. Pepe, siamo solo io e te oggi. Non capire, adesso c'ho più paura di me. Vabbè, ragazzi, mi tengo aggiornate. Se non mi si allaga casa, mi tengo aggiornate. La tempesta sembra passata. Sono le 11 e qualcosa. Le 11 e mezza. Io ho girato il tutorial di questo trucco. Ho fatto queste labbra, mi piacciono tantissimo. Perché ho visto un video di Nicky, poi ve lo, di Nicky Tutorials, comunque poi ve lo dico nel video tutorial, velocissimo, perché il trucco, tolto il rossetto, è un trucco da giorno portabilissimo, poi con questo diventa un look da sera, e mi piace tantissimo, non vedo l'ora di uscirci una sera, perché il rossetto così mi fa impazzire. Ci ho messo un po' di glitter, e poi fa dei denti bianchissimi, quindi niente. Fortunatamente ha smesso di piovere, perché mi stavo spaventando troppo. Dopo vado ad asciugare il garage, perché sennò ci allaghiamo io e Pepe. E niente, poi sto provando sempre a chiamare mia nonna, ma niente, ma visto che il telefono di casa le fa sempre le bizze, diciamo, probabilmente con tutti i tuoni che ha fatto è saltato e dopo vado a pranzo direttamente lì. E niente, quindi mo mi tolgo sto rosetto perché, insomma, dentro casa non è che mi serva molto e ci vediamo dopo. Buongiorno ragazze, oggi è venerdì, è lunedì, sto andando a pranzo, sono già stata al centro stamattina. Ieri poi non, vi siete, non ho più ripreso perché praticamente non ho fatto più nulla. E la mattinata poi ha smesso di piovere fortunatamente perché la mattina veramente ha fatto un macello. Non ci sono stati, almeno da noi, non tanti danni, un albero è caduto e qualche ramo. Qualche tromba d'aria, però più che altro qui verso il mare. Ecco, io non sto sul mare, quindi vabbè. E niente, poi sono stata a casa, ho preparato la cena e sono rimasta a casa, quindi non ho più ripreso perché non ho fatto nulla. E mi stavo vedendo ieri sera, mi sto finendo la terza stagione di Lie to Me, che mi piace tantissimo. E poi ieri sera ho iniziato a vedermi anche, mi sono vista la seconda puntata di Scream, che è ricominciata la seconda stagione, anche quello mi piace tantissimo. E poi mi sono iniziata a vedere un po' Dark Shadow, quello con Johnny Depp, perché l'hanno messo su Netflix e io non l'avevo ancora visto, quindi niente, ora vado a pranzo e poi vado da Corrado. A dopo. Buongiorno. Ciao. C'è un faccione in più, oddio, questa maglietta è terribile. E, è sabato mattina, e, sì, è ora di pranzo, sto preparando la pasta come, dov'è? Eccola, come ogni sabato, pesto senza aglio, ci ho messo un po' di pomodorini e un po' di parmigiano. Non è bellissimo a vederlo, però è buono poi. Fatta la doccia, abbiamo fatto gli addominali stamattina. Il pulcino suona, quindi devo scolare la pasta. E niente, ieri però non ho più ripreso nulla perché... Che abbiamo fatto ieri? Sono andata a Corrado. Ah, ho comprato una cosa nuova. Da Mondadori, ve la faccio vedere. Questo qui. Della Moleskine, quello puntinato. E poi siamo andati, ho fatto un giro da Tiger, ma non c'era praticamente nulla. Scusate per questa maglietta, ma è una maglietta da casa. E poi niente, siamo stati un po' d'accordo, siamo tornati giù, siamo andati a cenare da mia zia e siamo tornati a casa. E oggi, fra un po', no, verso le 4 ritorniamo a Roma, che stasera c'è il compleanno del padre di Corrado e andiamo a mangiare fuori. E niente, ci vediamo dopo. Allora, ho messo, a parte le bracciotte, ma ho un coprispalle da mettere. Ho preso questa gonna, ho cambiato i pantaloni, vi dicevo nel video haul di Calliope. Ho messo questa, ho preso questa gonna a righe e ci ho messo sotto le scarpe ginnastiche perché non mi viene di mettermi le scarpe alte, so che non ci sto benissimo e che sembra ancora più bassa. E poi ho preso sempre da Calliope una canottierina semplice nera, quindi questo è un outfit. Certo, ripeto, le scarpe alte ci sarebbero meglio, ma non ne ho voglia.
E niente, ma quanto sono rossa. Guardate a lui. Ha il vizio di mettersi le camici senza sbottonarle, poi non c'entra. E niente, mo siamo andati al centro commerciale a fare un giretto. E... cazzo. Che vuoi? Siamo andati al centro commerciale a fare un giretto e poi siamo tornati a casa. Adesso scendiamo un attimo a Ponte Milvio e poi stasera andiamo a cena per il compleanno del padre di Corrado. E nulla, a dopo. Oh, che carino! Oddio, è bellissimo! Ma è troppo, andiamo a vederlo più da vicino. Ciao, ciao. Ciao. Il padre di San Pietrino di Roma. Ma bellissimo! No, è troppo carino! Io ti fa vedere. Non mi... Eh? Fai una foto, fammela per tu. Poi la mando, sì, ma è troppo carino. È più grusso, sembra. Sì, ma è gigante. Non so se piove quanto si può fare più a quello. No, è troppo bello. Piano, lei è piccola. Ecco, sì, una caccola e mezzo. Tu non sei piccoletto, però. Quanto sei alto? Tu che sei portato tutto nano? Sì, ho sempre, dai, donna. Ho sempre le scarpe basse. Andati, siamo tornati ora dalla Cina. Io non mi si affacciano al primo piano e me lo ruba, eh. Oh, grazie. Siamo tornati ora dalla Cina e stiamo andando a prenderci una cosa da bere qui. Qui da me. Fai venti correre, venti correre. Abbiamo mangiato tantissimo. Venti correre. Stiamo facendo footing. Mi sente solo quello che non si dovrebbe vedere. Guarda, ti sto seguendo. Periscope. Guarda, guarda, periscope. Oh, amore. Guarda, periscope. Ta-da. Mi gira la testa. E niente, ora ci sta andando a prendere la cosa da bere e poi torniamo a casa. Quindi ci vediamo dopo domani. Però... taglia unghie. C'è un vento. Giorgio la spalla. Ah sì, no, no. È domenica, siamo tornati ora dal pranzo da nonna. Corrado ci ha portato anche la cena a casa. Fettine panate. Sembra un... che mia nonna pure se no non mangia. E quindi ora stiamo tornando a casa perché il tempo non è bellissimo, dopo riusciamo. Qua c'è il parchetto davanti casa e dopo usciamo a fare una passeggiatina e nulla, quindi adesso ci mettiamo a dormire. Ma niente, ci sono delle condizioni, c'è sta maglietta più che altro, vabbè. Salve ragazze! Meno abbassi poco poco il volume. Cioè abbiamo stesso quello di maglietta, sì. Oggi siamo stati a casa. Ma si vede, si è vista. E ora siamo con la finestra tutta aperta perché ho il forno acceso e qua dentro non si respira perché sto facendo un po' di patate al forno. Vediamo se le riesco a farvele vedere. Patate al forno perché le avevo comprate la scorsa settimana, non volevo farle rovinare e il colato dice che sono venute bene l'altra volta e quindi gliele sto rifacendo. Poi nonna mi ha dato le fettine, ma ve l'ho detto, le sto un po' riscaldando perché erano parecchio fredde. E poi c'è anche un po' di pasta avanzata da ieri, quella col pesto, quindi stasera cena così, da domani si ricomincia la dieta. Però abbiamo fatto ginnastica, abbiamo fatto gli addominali e lui ha fatto le flessioni, io non ci, le flessioni proprio le braccia zero, però domani voglio fare un po' di pesetti. Ho fatto gli addominali quelli normali, quelli con le gambe tirate su, come erano poi quelli laterali e basta, mi sa, sì. Ho fatto la doccia. Sì, io voglio comprare quella da Decathlon. Se qualcuno di voi ce l'ha, io voglio quella lì da quella cosa che ti ci siedi, tipo. Ah, non so come si chiama, come si chiama? È quella cosa che facevano vedere pure in televisione qualche tempo fa. Quella che tu ti ci siedi dentro e devi mantenere l'equilibrio, credo sia quello, no? Se qualcuno di voi ce l'ha mi dice se funziona perché mi incuriosisce tanto. Poi siamo stati anche all'altra casa, ha provato a smontare il mobile, ma abbiamo già tolto giusto le mensole, mi sta guardando malissimo. Le mensole. E la, come si chiama, due sportelli. Io mi sono comprata anche un paio di scarpe, ma ve le farò vedere in un video haul più avanti. E poi fra un po' forse usciamo, poi dopo cena un po', perché fa caldo dentro casa più che altro, si sta meglio fuori. E quindi niente, quindi forse ci vediamo dopo, chissà. Buongiorno ragazze, come al solito concludo il weekly il lunedì mattina, perché poi ieri sera abbiamo mangiato, abbiamo fatto un girettino ma veloce veloce. E poi ci siamo messi a vedere un film, ci siamo visti un po' Disturbia ci siamo visti, però finiva tardi e ci siamo addormentati, quindi niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo weekly.